Non cede sui Novax il primario del pronto soccorso di Pesaro Umberto Gnudi, che ha pubblicato frasi shock contro i pazienti non vaccinati. Vi curo ma vi disprezzo. Intanto partono esposti e denunce. Oltre alla richiesta di rimozione dall'incarico che Carriera spinge fino a sottosegretario al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri. A Fano invece c'è chi lancia l'allarme di un focolaio nel reparto di medicina con pazienti sanitari vaccinati e contagiati, mentre a Senigallia un ristoratore chiude il locale per protestare contro il Green Pass. Tra poco in collegamento su Fano TV l'imprenditore che continua la battaglia contro le norme del governo Draghi. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano le parole di disprezzo nei confronti dei non vaccinati da parte del primario del pronto soccorso di Pesaro. Dopo il suo post pubblicato sui social, Gnudi ha cercato di correggere il tiro, ma è rimasto comunque sulle sue posizioni. Intanto, oltre alla richiesta di rimozione dall'incarico, sono partite le prime denunce. Novax, mi fate schifo, vi curerò ma senza parlarvi, sappiate che vi disprezzo. Sono queste le frasi più sconcertanti racchiuse in un post pubblicato sui social dal primario del pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. Umberto Gnudi già da ieri è finito nel mirino dei Novax, dei Freevax e di alcuni movimenti che hanno chiesto alla regione di rimuoverlo immediatamente dall'incarico con misure anche disciplinari affinché, si leggeva in una nota del Comitato Salute e Diritti, non possa nuocere ad alcun paziente che non corrisponda ai suoi gusti personali. Sul profilo Facebook sono apparsi tanti commenti di critico o di vicinanza. Anche Gnudi ha cercato di correggere un po' il tiro. Temo che la frustrazione con la quale ho scritto il post lo abbia reso irritante per chi ha idee diverse e di conseguenza abbia fatto sì che se ne travisasse il messaggio, ha scritto il medico, che ha aggiunto: non posso provare empatia per un atteggiamento distruttivo ed egoista qual è il rifiuto ideologico del vaccino. La pietas per il paziente è sempre presente e cresce esponenzialmente nel caso di persone esposte loro malgrado al virus, perché familiari più in salute hanno deciso per loro di non vaccinarle. Vedere morire boccheggiando un anziano mi fa schifo, ha concluso Gnudi, e quando nell'ambulatorio accanto il medico che sono curerà in scienza e coscienza l'autore del contagio, l'uomo che sono non potrà provare rispetto per lui. Intanto all'ordine dei medici di Pesaro starebbero arrivando esposti contro Gnudi, ma il presidente dell'ordine Paolo Maria Battistini, contattato telefonicamente più volte da noi, non ha mai risposto. In ogni caso condivide lo sfogo del primario. Infatti al Corriere Adriatico ha detto che quel post è uno strumento provocatorio che cerca di spingere la gente a vaccinarsi. Le segnalazioni, come da prassi, saranno valutate nel corso del prossimo consiglio dell'ordine. Ad appoggiare il pensiero di Gnudi è anche la presidente dell'ordine degli infermieri, Laura Biagiotti. Io capisco che sicuramente stiamo vivendo tutti delle grandi tensioni, e anche noi come professionisti comunque siamo delle persone umane e abbiamo anche noi le nostre paure, le nostre famiglie. Io in prima persona ho perso il babbo proprio per causa del virus, sono io stata in prima persona in terapia subintensiva, quindi conosco bene cosa significa questo virus e capisco anche da operatore, perché lavoro in ospedale, cosa significa affrontare tutti i giorni le difficoltà che troviamo. Io penso che in molti concordino il suo pensiero, di tutti noi operatori sanitari e non solo. Non in pieno, nel senso che sicuramente può aver avuto un momento di tensione e di difficoltà per dopo magari turno esagerato anche di lavoro, perché credetemi, noi lo facciamo in prima linea e abbiamo sposato questa professione sanitaria e quindi non dobbiamo trovare scuse, ma è anche vero che stiamo lavorando in un caso di pandemia, cosa che forse leggevamo solo nei libri. Forse neanche ce lo immaginavamo di arrivare a questo. Stiamo vivendo con le mascherine giorno e notte. Io mi sono permessa di toglierla perché in questo ambiente sono sola ed è arieggiata. Ma viviamo con la paura, non ci sono più i sorrisi, non si comprende più le parole. Non possiamo ignorare questo. D'altra parte, invece, c'è chi non ha proprio tollerato quelle frasi scritte da un medico, per di più del servizio pubblico. Avvocato, lei che cosa ne pensa di queste dichiarazioni? Penso che sono delle dichiarazioni estremamente forti, soprattutto perché provengono da un primario di un pronto soccorso che come tale è un luogo di prima cura e di emergenza. Il primario soprattutto ha un ruolo fondamentale perché è colui che gestisce e direziona tutta l'attività del pronto soccorso. E dal punto di vista legale si è mosso qualcuno?
Dal punto di vista legale si sono mosse tante persone da tutta l'Italia perché la dichiarazione è stata riportata in notevoli quotidiani e anche siti internet e tante persone si sono sentite lese, non curate, non tutelate dalla sanità pubblica e la sanità pubblica è un diritto del cittadino. E quindi sostanzialmente c'è una lesione del diritto alla salute, ci sono una serie di violazioni deontologiche, per cui tanti cittadini si sono attivati nel chiedere di depositare delle denunce e delle denunce sono state già depositate. Chiediamo che intervenga la Procura perché si possono esprimere le proprie idee come è giusto che sia, però dire che le persone fanno schifo o che non curerà le persone nella stessa maniera ma non gli rivolgerà la parola sono dichiarazioni estremamente forti perché il codice deontologico prevede che un medico si occupi non solo dello stato della salute ma anche dello stato psicofisico. Questo lo prevede anche l'articolo 32 della Costituzione. Per cui assolutamente sì. E ci aspettiamo che intervenga anche qualcuno dai piani alti dell'ASUR. Nel reparto di medicina del Santa Croce di Fano c'è un focolaio. Si sono contagiati sia pazienti che operatori sanitari. Sono le parole di un nostro telespettatore che oggi, dopo aver letto le dichiarazioni del primario Umberto Gnudi, ha contattato la nostra redazione affermando che, nonostante i vaccini obbligatori e il Green Pass richiesto a tutti i familiari che entrano in reparto, continuano ad esserci contagi, anche tra le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Noi, per avere conferma, abbiamo provato a contattare il direttore di Marche Nord, Maria Capal, il direttore sanitario Berselli e l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, non pervenuti. Invece il primario di medicina interna Gabriele Frausini ci ha gentilmente risposto che non può rilasciare dichiarazioni perché ci sono delle direttive date dallo stesso Saltamartini. Contrario al Super Green Pass, Luciano Castagna ha deciso di chiudere per protesta il suo ristorante. Allora colleghiamoci con Senigallia, dove oltre al titolare c'è anche Davide Di Tommaso, portavoce del comitato Noi siamo il popolo italiano, che sta presidendo il locale in segno di solidarietà, e anche Umberto Carriera. Allora Luciano, intanto buonasera, le chiedo subito che cosa l'ha spinta esattamente a prendere questa decisione, che cosa non approva? Ma praticamente non approviamo nulla, cioè ormai già lo stesso Green Pass era già un grosso problema, adesso questo Super Green Pass siamo arrivati veramente al limite, cioè che le persone per venire a mangiare devono avere per forza il vaccino, cioè c'è una situazione proprio che è insostenibile per noi, diciamo parzialmente come categoria, però dico proprio per tutti, cioè per tutte le persone, perché praticamente per chi deve andare a lavorare non può più praticamente lavorare. Cioè questa è veramente una dittatura, e questo ci ha spinto a fare la protesta. E ha spiegato queste ragioni anche sui manifesti che ha affisso nelle vetrate? Esattamente, cioè noi abbiamo affisso tutti i manifesti nelle nostre vetrate, l'abbiamo fatto lì, abbiamo fatto della pubblicità persino su dei giornali dove spieghiamo effettivamente queste ragioni, cioè noi veramente abbiamo capito che stiamo arrivando in una vera e propria dittatura e questo mi ha spinto veramente a questa protesta, cioè è la dittatura, dobbiamo ribellarci alla dittatura che sta arrivando. Ecco Luciano, però non è la prima volta che chiude il suo locale, se non mi sbaglio, quindi è una battaglia che possiamo dire è continua. Ma io avevo già chiuso, diciamo, avevamo già chiuso noi un anno fa, quando c'erano delle regole impossibili da poter rispettare, per cui abbiamo deciso di chiudere, si poteva mangiare solamente al giorno, la sera no, c'erano queste situazioni, per cui anche l'anno scorso c'è stato un periodo nel quale abbiamo deciso di chiudere. Ma questo veramente sta superando tutto, cioè oggi non è più un problema di chiusura, di ristorazione, di ristoranti e di problema. Oggi c'è un problema di dittatura, io questo voglio dire, c'è un problema, sta arrivando la dittatura. Questo è quello che penso e che ci ha spinto veramente per tutti, non per la categoria nostra. Io ringrazio anche Umberto Carrieri che è qui con noi, Carriera che adesso dirà sicuramente la sua, per primo ci ha aiutato, ci ha spinto e ci ha aiutato a questa battaglia. Ma dico veramente, noi non lo facciamo, almeno diciamo, io non lo faccio per la nostra categoria, ma lo faccio veramente per il popolo italiano e ringrazio appunto Davide che rappresenta praticamente il comitato del popolo italiano
che vanno a manifestare in tutte le piazze fregandosi, purtroppo anche nello stesso comitato ci sono tantissime persone che hanno deciso di non lavorare più, che non possono più lavorare. Questa è una dittatura, signori, è una dittatura, per cui la nostra protesta è questa. Io sono veramente molto arrabbiato. Ecco, ma ha già deciso per quanto tempo terrà chiuso il suo locale? Ma il tempo sarà, è un tempo indeterminato, noi speriamo di in qualche maniera di ottenere qualcosa, quindi per ora si parla del 15 di gennaio, del 30 di gennaio, questo Green Pass sembra che abbia un termine, questo Super Green Pass, invece sappiamo già da adesso benissimo che non ce l'avrà, perché poi ci sarà proroga su proroga, quindi non ci sarà, non posso dirle quando le apriremo. Io posso solo dire che stiamo entrando adesso in una dittatura. Di Tommaso, dalle manifestazioni in piazza ai presidi, come in questo caso, in segno di vicinanza e di solidarietà, anche voi che cosa rivendicate? Sì, innanzitutto ringrazio l'amico Luciano per il coraggio, per la solidarietà che dimostra a tutti quelli che stanno soffrendo questa situazione in questo momento. Noi ci sentiamo molto vicini perché anche nel nostro gruppo abbiamo delle persone che Luciano conosce direttamente che non stanno lavorando perché hanno deciso di non cedere a questo ricatto del Green Pass, perché non si può pagare per andare a lavorare. Noi rifiutiamo in toto questo tipo di provvedimento. Siamo nelle piazze, ma siamo anche vicini chiaramente a tutte quelle attività che comunque sono in difficoltà, e accogliamo a braccia aperte qualsiasi iniziativa di contrasto a questa deriva, come ha detto Luciano, autoritaria, dittatoriale, perché ormai non ci sono altri termini, non sono mezzi termini. Anzi, io invito tutti veramente a mettere da parte i personalismi, mettere da parte anche un po' le paure. Questo è il momento di scendere in campo, perché da questa situazione non torneremo più indietro altrimenti. Ecco, a proposito di Green Pass e di vaccini, ha letto le dichiarazioni del primario Gnudi, che cosa ne pensa? Che cosa posso pensare? Quando un dottore fa uscite del genere mi viene subito da pensare che innanzitutto la prima cosa è che manca totalmente di professionalità, prima cosa. Ma al di là di quello ci sarebbe da valutare l'aspetto umano. Io vorrei capire con quale serenità questa persona affronta il suo mestiere e se effettivamente non applicherà poi delle discriminazioni nei confronti dei suoi pazienti. Questa è una cosa molto molto pericolosa. Bravo. E va assolutamente respinta. Dicevo, lei ha chiesto, come movimento Io Apro, la rimozione dall'incarico di Gnudi. È riuscito poi a parlare con il sottosegretario oggi? Ma la prima cosa che abbiamo fatto ieri è stata questa: scrivere ad Acquaroli, scrivere a Saltamartini e richiedere la rimozione immediata del primario del pronto soccorso di Pesaro. Stessa cosa è stata fatta con il sottosegretario Sileri oggi pomeriggio. Abbiamo inviato una PEC, ho inviato anche un WhatsApp che poi ho girato anche a voi per correttezza, non abbiamo ancora ricevuto risposta. In un paese serio, in un paese democratico, che non è l'Italia purtroppo, questo signore non potrebbe più fare il suo lavoro. Questo mi sembra evidente, credo sia assurdo che infermieri, persone insomma che non decidono di vaccinarsi, quindi rispettando la legge, debbano stare a casa senza stipendio, mentre un soggetto del genere debba stare lì a curare qualunque persona insomma venga portata a pronto soccorso. Siamo davvero al paradosso. Bene, grazie a tutti per questo collegamento. Noi andiamo avanti con la scaletta e passiamo all'aggiornamento sul Covid, perché nelle ultime 24 ore si sono verificati 2 decessi legati al virus. Si tratta di un uomo di 80 anni residente a Fano e di una donna di 94 anni di Pesaro. Tra le nuove diagnosi invece i positivi riscontrati sono 476. In testa per numero di contagi c'è la provincia di Ancona con 165 nuovi casi, seguita da Pesaro Urbino con 113. Infine, negli ospedali della regione ci sono 6 ricoveri in più rispetto a ieri, per un totale di 123. Resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta quello dei degenti in semi-intensiva. E alla recente attivazione di 8 nuovi posti di terapia intensiva se ne aggiungono ora altri 4, per un totale di 250 posti. Ne dà notizia tramite un comunicato della Regione l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, chiarendo che sono stati realizzati all'ospedale di Torrette di Ancona.
E la Questura di Ancona ha disposto la chiusura per 5 giorni per inosservanze della normativa anti-Covid di un circolo privato in via Carlo Alberto, poiché all'interno del locale era stata accertata la presenza di oltre 15 persone che non rispettavano il distanziamento sociale. Il titolare del circolo, un peruviano di 39 anni, dovrà pagare anche una sanzione di 400 euro. Cambiamo argomento, oggi si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità e ieri a Fano sono state presentate 2 iniziative di inclusione sociale. La prima si chiama Isola Fenile ed è il nuovo progetto che coinvolge 16 persone segnalate dai servizi per la disabilità e per la salute mentale dell'ASUR che fino ad ottobre del prossimo anno svolgeranno attività lavorative alla Fondazione Cante di Montevecchio. Svolgono attività agricole, florovivaistiche, di montaggio, assemblaggio e smistamento dei materiali per diverse aziende industriali del territorio. Sono 16 protagonisti del nuovo progetto Isola Fenile, avviato ad agosto dalla cooperativa T41B in convenzione con l'ambito sociale 6 di Fano e prossimamente anche con il comune di Colle al Metauro. Nel complesso della Fondazione Cante di Montevecchio si incontrano tutte le mattine più 3 pomeriggi a settimana persone dai 20 ai 40 anni, c'è cioè chi taglia feltrini, chi si occupa di confezionamenti e gadget, chi cura le piante o monta magneti, attività lavorative che tiene impegnati insieme a 4 operatori, uomini e donne segnalati dai servizi per la disabilità e per la salute mentale dell'ASUR, ai quali viene riconosciuta una indennità di tirocinio. Ci rivolgiamo soprattutto a giovani, giovanissimi che escono dalla scuola e che così, l'idea è di sperimentare le loro abilità anche per sviluppare nuovi progetti, anche perché in convenzione sempre con l'ambito noi promuoviamo progetti anche presso altre aziende o enti o scuole e quindi vedere che abilità hanno le persone ci consente poi di fare dei progetti anche al di fuori di qui. È molto importante anche l'aspetto di relazione perché tra questi ragazzi si creano poi nuove amicizie, nuove relazioni, nuove attività sociali anche al di fuori di qui, che per noi questo poi è molto, molto importante. A portare i saluti durante la conferenza stampa è stato il presidente della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio, Gianfranco Mazzanti, che ha rinominato l'iniziativa Isola Felice, visto il valore sociale del progetto che proseguirà fino ad ottobre del prossimo anno. La serenità vuol dire molto, ha detto Mazzanti, che ha dato la massima disponibilità per la concessione di ulteriori parti di terreno. È l'applicazione pratica del welfare, aggiunto l'assessore e presidente dell'ambito Dimitri Tinti, che ha sottolineato la sinergia tra enti e associazioni per una comunità sempre più coesa, solida e solidale. Qui trovano un'occasione per mettere a valore le loro abilità, per ritrovare una loro autonomia e per essere anche valorizzati nella loro dignità di persona. Ci sono diverse realtà che ospitano dei tirocinanti, chiaramente in base alle normative, la normativa regionale di riferimento, e che sulla base di progetti personalizzati, individualizzati, che sono stati fatti dall'UMEA, cioè dal distretto sanitario territoriale, riescono a trovare davvero percorsi di inclusione sociale, di reinserimento. Questa sera invece nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna andrà in scena uno spettacolo inedito che vede protagonista anche Manuel Anniballi, l'unico ragazzo con la sindrome di Down a ballare la pizzica in Italia. Il servizio di Letizia Marchionni. Questa fu una promessa in un periodo veramente brutto, fu una promessa fra me e il ballerino Manuel Anniballi che avremmo sicuramente riballato. Una promessa mantenuta, quella fatta in uno dei periodi più bui della pandemia da Romina Lesiani, presidente dell'associazione Onlus Aispod, associazione inclusione sociale pari opportunità disabilità di Fano, al ballerino Manuel Anniballi, anche attuale campione italiano di bocce paralimpiche, in coppia col compagno Manuel De Marco, un traguardo raggiunto per ben 5 volte negli ultimi 7 anni. Manuel, unico ragazzo con sindrome di Down, ballerino di pizzica in Italia, infatti, tornerà a danzare e lo farà questa sera alle 21.30 nello spettacolo Le Zagaredde, chiamatemi strega. Teatro, canto, danza, musica e magia si muoveranno all'unisolo sul palco della Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano. Un modo per Aispod di celebrare il ritorno alla vita dopo il lungo silenzio dovuto alla pandemia, con una rappresentazione teatrale dove danza e musica si uniranno e creeranno un vero esempio di inclusione, dove il diverso scompare lasciando emergere le emozioni e l'amore vincente. Ho
l'associazione AIFOD tornerà alle sue attività, alla sua vita, con questo spettacolo dove teatro, danza, musica si uniscono e si uniscono e si includono anche con personalità molto conosciute. La regia è di Lucilla Monaco e la voce solista di Barbara Calzolari, presidente del coro gospel, e i ragazzi partecipanti a questo spettacolo sono stati estremamente inclusi nei lavori, in tutte le parti dei lavori che abbiamo svolto per arrivare a questo prodotto, e ci auguriamo che possa piacere. È pieno di metafore, similitudini riguardo alla vita di noi come famiglie e dei ragazzi con disabilità, portate in una maniera artistica. Lo spettacolo dove, come afferma Lucilla Monaco, l'immorale, l'anormale, il guasto si trasformano in un'armonica dimensione condita dalla danza, la musica e il bello, è stato realizzato da AISPOD in collaborazione con l'associazione Teatro in Faccia ed il Comune di Fano, e non a caso si svolgerà proprio oggi, venerdì 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. È la Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità e invece di ricorrere ai soliti riti, no? Magari sempre importanti per ricordare, riflettere, ecco, questo è un modo diverso per cercare di trasmettere una sensibilità, di promuovere anche le abilità, le capacità delle persone e superare delle barriere, che sono soprattutto quelle del pregiudizio, perché davvero le persone vanno accolte, vanno accompagnate, vanno coinvolte, vanno rese protagoniste e quindi vanno in scena tutti i giorni per le loro abilità, per le loro capacità, per la loro personalità, e cercando di promuoverne e valorizzarne anche la dignità. Ancora cronaca, nei giorni scorsi è finito nei guai un ristoratore del Pesarese che, ignorando i divieti imposti dalla legge, aveva proposto ai clienti del suo ristorante una cena con menù a base di pietanze di selvaggina, tra cui beccacce e tordi. L'evento era stato pubblicizzato anche sui social, ma è scattato subito il controllo dei carabinieri forestali di Carpegna e del nucleo investigativo di polizia agroalimentare del gruppo di Pesaro Urbino. I militari sono intervenuti prima della preparazione della cena. Il titolare dovrà rispondere del reato di commercializzazione e detenzione illecita di avifauna. In caso di condanna rischia l'arresto da 2 a 6 mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 49 tordi e 6 beccacce. Invece la polizia di Pesaro ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza pubblico ufficiale. Il sospetto nei suoi confronti è iniziato con i tanti pacchi inviati a mezzo corriere nella sua abitazione. All'ultima consegna però c'erano anche i poliziotti. Alla vista degli agenti l'uomo ha gettato l'oggetto e ha tentato di scappare, ma è stato bloccato. Nel pacco e in casa è stata rinvenuta la droga e il materiale per il confezionamento delle dosi. In totale sono stati sequestrati 1,5 chili di marijuana e 200 grammi di hashish. L'uomo, con precedenti penali, è stato portato nel carcere di Villa Fastiggi. Più accessibile e più vicina alle esigenze delle persone è la nuova palazzina che entro il 15 dicembre ospiterà il distretto sanitario di Pergola. Il trasferimento in una nuova struttura era necessario da tempo, ha dichiarato durante un sopralluogo l'assessore regionale all'edilizia ospedaliera Francesco Baldelli. La nuova sede si trasferisce così dal presidio ospedaliero Santi Carlo e Donnini nell'edificio di Via Molino del Signore. I due piani ospiteranno uffici e ambulatori. Sarà attivato lo sportello PUA, punto unico di accesso, con un'attenzione particolare rivolta alle persone con fragilità che necessitano di percorsi specifici e cure personalizzate. Inoltre saranno trasferite tutte le altre attività distrettuali ad eccezione di quella specialistica che resterà nel presidio ospedaliero. Lunedì verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per i servizi di progettazione del prolungamento della strada interquartieri a Gimarra di Fano. Lo ha annunciato il vice sindaco Cristian Fanesi. L'avviso pubblico avrà una durata di circa 30 giorni. A questi, dopo aver scelto la società di ingegneria, si aggiungono altri 60-75 giorni per la progettazione. Allo studio di fattibilità sono destinati quasi 300.000 euro, mentre alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori è riservato 1.100.000 euro.
Bene, vi annuncio che lunedì a Primo Cittadino ci sarà il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Invece subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi la quarta puntata del programma L'Appetito Vien Mangiando, questa volta dedicata ai tagliolini in brodo con i pendolini. A seguire uno speciale sulla giornata del biologico 2021. Grazie per averci seguito, l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con Occhio ai giornali insieme a Massimo Foghetti. Arrivederci.